ammessa pagabile il portatore, lo ricordate? Sull'euro c'è scritto qualcosa? No. E non devi guardare, non c'è scritto niente. L'unica cosa che c'è scritto è euro, l'importo, e poi c'è una sigla, diciamo, che dovrebbe essere un codice numerico, che non è un codice progressivo, però. E quindi non è un numero di serie, ma indica altre cose. Viceversa c'è il simbolino del cerchietto con la C interna che definisce il copyright. Questo perché se non ci fosse quella C, tutti potrebbero falsificare quante ne vuole, volessero falsificare e nessuno gli potrebbe dire niente. Hanno dovuto farlo per questo motivo qua. Perché? Perché non è un titolo. Non è un titolo in quanto non c'è una firma, non c'è un responsabile. Non può essere, quindi, non essendo un titolo, non può essere fatta valere in nessun consesso. Quindi nessuno può portare in tribunale il presidente Draghi, per esempio, Trucchet, quando c'era Trucchet, o chi sia, e dirgli che è un truffatore, perché lui non risponde di niente, non c'è, ma non solo lui. La cosa incredibile in tutto questo è che nessuno dei funzionari della Banca Centrale Europea risponde di niente, né nel momento in cui, nel periodo in cui è responsabile all'interno del sistema bancario di BCE, neppure poi a posteriori, che ormai nella sua vita. Pure loro, questo è un bene, prima o poi succederà che la BCE dovrà dichiarare il fallimento o comunque sarà dichiarata insolvente o comunque sarà dichiarata colpevole di truffa o quant'altro, insomma, perché è una truffa mica galattica, non l'ho messo in piedi, e nessuno però potrà essere sempre. Allora, io posso fare tutte le leggi che voglio, ma come ho detto prima, la legge sta sulla punta del moschetto, sulla punta della baionetta. Nel momento in cui tu capiti qua, Trucchet o Draghi, metti piede in Italia, se ci sarà in futuro un governo degno di questo nome, eletto dai cittadini, con le palle sufficienti per far rispettare la legge e far valere la legge dei cittadini, non quella delle banche, sicuramente il signor Draghi è meglio che non mette piede in Italia di nuovo. Sicuramente se ci saremo noi è meglio che sia molto alla larga. Comunque, e quindi dicevo, la cambiale quindi ha tutti gli elementi per poter essere fatta valere e dà la garanzia personale di ciascuno. Dà la garanzia personale di ciascuno. Perché? Perché ciascuno si assume l'onere e l'onore di avere una, diciamo, di accettare una trattazione negoziale in cui lui si dice succube e ha un adempimento obbligatorio da fare, che è quello del pagare. Un po' complicato, cerco di spiegare. Allora, tutti quanti, quando noi viviamo in una società e siamo cittadini, diciottenni, maggiorenni, abbiamo degli obblighi, oltre che dei diritti, abbiamo dei doveri. Ecco, questi obblighi sono derivanti da una negoziazione che può essere stata volontaria o anche cosiddetta erga omnes, cioè che nessuno ha, diciamo, apertamente diciamo, fatto, o qualcuno in passato inizialmente è stato fatto, e quindi in passato qualcuno ha accettato quelle condizioni, e quindi da allora si accetta passivamente quel tipo di diciamo, si accondiscende a quel tipo di obbligo che si assume accettando quella cosa. Faccio un esempio. Per esempio, quando si sale sull'autobus si sa che si deve pagare il biglietto. Anche quello è una trattazione negoziale. Io non è che vado a trattare col presidente dell'APEC, no, a dire o quanto vuoi per fare, o col proprietario del pullman che mi fa il viaggio ad Assisi, no? Quando vado a trattare con il pullman privato, no? Ovviamente deve fare una trattativa. Ma nel caso dell'autobus, che è diciamo condiviso da tutti come concetto, so che devo salire sull'autobus con un biglietto. E quello è quindi un vincolo obbligatorio che non è stato, diciamo, da me trattato, ma che comunque devo accettare.
Quindi il discorso della trattazione negoziale è una trattazione sempre fra pari. Io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. E quindi la cambiale è, allora, le tre cose che bisogna dare da entrambi i lati sono tre: dare, non dare e pagare, oppure fare, non fare e pagare. E quindi da lì nasce tutto il sistema, diciamo, lo scenario. Io per esempio posso imporre al mio vicino di casa, siccome c'ho una bella vista sulla vallata, il mio vicino di casa dovrebbe costruire, gli dico: senti, prendi poi per non costruire. E lui mi dice: guarda, io devo spendere 80, faccio gli appartamenti, poi li vendo, gli do 1 milione di euro. E quello dice: vabbè, se mi dai 1 milione di euro, io mi impegno a non costruire mai. No? E questa è anche. Però io devo poi avere questa possibilità di pagamento, perché non posso chiedere impegni da qualcuno in cambio di niente, posso però fare altre cose, cioè tu fai una cosa e io contraccambio facendo un'altra cosa. Siccome però nella vita sociale attuale, dove tutto è di corsa e tutto, diciamo, è standardizzato, come abbiamo detto prima, diciamo, fare in cose in contraccambio si poteva fare da contadini, no? Da contadini, io mi ricordo che da ragazzino abitavo in campagna, si scambiava diciamo le ore di lavoro, no? Tu dovevi vendemmiare a casa tua, andavamo tutti a vendemmiare a casa tua, stavamo lì una settimana tutti assieme in vicinato, poi la settimana dopo andavamo tutti dal vicino, poi alla fine arrivava anche il turno mio e nessuno pagava niente, era un sistema equilibratissimo, perfetto, bellissimo, tra l'altro molto bello, era una festa continua. Io ero noi ragazzini eravamo, era veramente meglio del carnevale, perché c'era, durante, faccio questa digressione che è troppo bella, durante il pranzo, la pausa del pranzo o alla fine del lavoro, c'erano queste, diciamo, adunate sull'aria di 30, 40 persone, 50 persone, in cui c'era la sceneggiata, c'era chi raccontava le barzellette, chi cantava, era una cosa bellissima. Io lo ricordo, avevo 4 o 5 anni, ma è una cosa, insomma, bel ricordo che mi è rimasto. Quindi voglio dire, ci sono altri modi per, diciamo, assolvere l'adempimento che ciascuno prende nella trattazione negoziale. La cosa più facile è il pagamento, ovviamente. Tu, io vado al ristorante, tu mi prepari da mangiare, io mangio, sono contento e gli pago, ovviamente, quello che devo pagare. Allora, abbiamo visto che siamo arrivati al paradosso in cui, diciamo, prima esisteva la nota di cambio con tutte le garanzie strettissime, ferree dell'epoca, gradualmente poi abbonatisi nel corso dei secoli, poi a partire dalla Banca d'Inghilterra 1694, oltre alle monete metalliche in metallo prezioso, c'era anche, a partire da quella data, anche l'emissione cartacea. C'era anche prima, ma diciamo in maniera standardizzata è stata diciamo, iniziata allora. E però c'aveva la moneta queste caratteristiche, era esattamente quella delle note di cambio. Cioè qualcuno rispondeva cambiando quel mio pezzo di carta in oro. Tant'è che, se qualcuno se lo ricorda, si poteva andare al Ministero del Tesoro o alla Banca d'Italia e avere addirittura dei pezzi di Bosco de Maniare. Se uno andava a comprarselo, portava la mazzetta, diceva: io non voglio tenere in banca, no? Mi compro un pezzo de Mani, un pezzo del Bosco de Maniare. Oppure potevi anche cambiare un lingottino, andare alla Banca d'Italia, prendevi in fila, no? E prendevi il lingottino a secondo del valore del momento, no? Della quotazione di borsa dell'oro, cioè. Oggi che c'è scritto a vista guardando perché abbiamo il portatore, no, c'è scritto niente. Se portate i soldi in banca, ma non nella Banca d'Italia o la Banca Commerciale qui, ma anche alla Banca Centrale Europea, e gli dici: me li cambio in oro, ti ridono in faccia.